Parlare con loro ancora della loro carriera, perché sono stati forse il complesso più popolare a Rimini. Insieme con loro c'erano anche i Keith Stars, che saranno ospiti in una prossima puntata. Prima di parlare con loro due, noi abbiamo preso un filmato realizzato al Festival di Riccione del 1968, dove i Crazy Boys erano ospiti di questa serata, e sopra questo filmato abbiamo trovato Non Credere sul mercato brasiliano. È uscito un LP sul mercato brasiliano che poi inquadreremo, e ci abbiamo montato la canzone. Perciò tra pochi istanti ci vediamo Non Credere, cantata da Paolo. I cori sono i falsetti di Ivan Graziani, perché la base era quella. Le immagini sono quelle invece che abbiamo reperito tramite questo festival di complessi. Il coro era il 4x4 di Nuova Orlandia, Coccio Gatti all'Orgel. Ma ti ricordi tutto, Paolo? Sì. Sei formidabile. Va bene, allora appena siamo pronti, lo chiedo alla regia, ci vediamo questo filmato che è relativo a Non Credere dei Crazy Boys. Bene, ci siamo ascoltati così anche Non Credere, abbiamo preso questa canzone dal Brasile. Sembra strano, ma abbiamo trovato un LP in Brasile che si chiama Per voi giovani, dove tra tanta gente famosa come Fausto Papetti, Nuovi Angeli, ci sono anche Paolo e i Crazy Boys. Mi sa che nemmeno Paolo sa che esiste questo disco in Brasile, che ci arriva da San Paolo do Brasil. Non lo sapevo. Scusa, questo era un provino, non sapevo che avevo. Ascolta, sta canzone è una voce un po' diversa dalla tua solita, no? Ti ho detto che non era la mia tonalità, l'ho cantata in un provino che ha fatto Ivan Graziani sulla base sua. Però non è venuta male, no? A loro gli è piaciuta, hanno fatto uscire in Italia dopo l'aveva incisa Mina e hanno fatto uscire il disco così. Comunque il disco è interessante e carino. È arrivato in Brasile. Pensa, questo provino l'ha mandato in Brasile insieme con altri. La canzone è Non Credere. Allora, prima di lasciare i Crazy Boys, io torno sempre a parlare con loro di quello che è stata la loro carriera. Ovviamente il disco di successo si chiama Quando un uomo ama una donna. Abbiamo il disco in questione. Adesso però, prima di parlare del disco, perché abbiamo anche un filmato, ovviamente in Super 8, anche questo filmato, perché anche loro ogni tanto si riprendevano in Super 8, tramite le nostre conoscenze abbiamo trovato che un provino, che è il provino, adesso lo inquadriamo, dell'LP che avete inciso.
Mi racconti qualcosa di questo LP? Quanto tempo ci avete impiegato? Come avete scelto le canzoni? Ah, le canzoni le hanno scelte gli altri per voi, le canzoni, aia. È dura, parlare di canzoni. E niente, ci siamo dovuti imparare. C'è un altro qualcuno qui da Sto Provino, sa anche la data, l'avete inciso il 13 di settembre del 68. Non è stato un granché, copie vendute poche. Era il periodo in cui eravate in rotta con la Durium, vero? No. Siamo lì piano piano, sempre con l'aiuto di Carlo Alberto Rossi. E poi dopo ha cambiato nome Mia Martini, però si chiama Mimì Bertè. L'hai conosciuto anche te? Sì, sì. Bene, allora torniamo ancora con il Gustavo. Sono stato un giorno, sono stato tre giorni. Tre giorni con Mimì Bertè. Se non altro abbiamo appurato anche questo. Poi hai conosciuto Gino Paoli, ma ne parleremo nella prossima puntata di Gino Paoli. Noi dobbiamo concludere con i Crazy Boys e poi con i Silver Shadow, la prima puntata che è stata piuttosto piena di Beat Generation. Allora, se la legge è pronta, ci vediamo uno spezzone di Quanto un uomo ama una donna, che è il vero successo di Paolo e i Crazy Boys. Abbiamo un filmato in Super 8 anche qui, arrivate a Asti, siamo nel 69 e l'abbiamo montato con qualche copertina e con i Crazy Boys che dovevano suonare in un locale di Asti. Pensare che a lei racconti al mondo ciò che tu hai. Se la gente è cattiva, tu non pensarci perché lei non fa mai nulla di male. Che ti serve, lasceresti ogni cosa e dormiresti alla pioggia, se le dicesse lo devi fare. Bene, abbiamo così ascoltato anche i Crazy Boys, facciamo un applauso a questa canzone e noi davvero dobbiamo concludere la prima puntata di Beat Generation e direi che dobbiamo concludere con il complesso che ha suonato dal vivo, che è stato così bravo a venire da noi questa sera con gli strumenti e a suonare come direbbero, come Cristo comanda, perché andare a suonare con le basi non va più di moda, adesso bisogna suonare davvero dal vivo, anche perché non è interessante avere la base sopra e poi suonarci. Allora noi concludiamo questo primo appuntamento con Beat Generation, ancora con i Silver Shadow.